Un po' di voce, Paola, grazie. Che siano incontri, anche incontri periodici, che insomma rilanciare sui Noi dobbiamo prima di approfondire un po' il capitolato. Noi si sono d'accordo, perché probabilmente sui temi poi alla fine ti rendi conto, tante cose che tu invece inizi a lavorare. Credo che probabilmente dovremmo cominciare a parlarne. Per esempio, non è scontato il fatto che lo so, capito, Quindi la tua proposta è quella di cominciare a parlare fin da adesso, quindi dai il tempo al tempo. Non rischiamo di farci quello poi di premiare il veloce, questo voglio dire. Terza cosa, perché poi rischio di saltarmi in giro, per sabato abbiamo i materiali del maggio dei tradimenti che portavamo a Roma, vorremmo darlo, quello diventa una tappa del benissimo, grazie. Quando lo vediamo? 9:30 noi ci aspettiamo, ci vediamo a Piazza Pulci, qualcuno di voi può venire a Piazza Pulci. Vediamo il materiale e poi ci incontriamo quindi alle 9:30 qualcuno di voi viene a fare prima che parte il tour. Allora c'è un inciso, a Paola. Allora io dico, per quanto riguarda l'aspetto dell'eventuale sindaco, se siamo coscienti che dobbiamo recuperare unità, è giusto cominciarci a pensare in eventuale profilo, però parlarne come se fosse il nostro primo problema, rischiamo che su questo mettiamo già un argomento che di fatto crea screzzo, perché a te non mi sta più simpatico quello, a me non mi sta più simpatico quell'altro. Rischiamo poi di fare un ragionamento appunto che può essere parlarne, non è importante la persona, cominciamo ad avviare il percorso, il metodo, i contenuti. Poi ci arriviamo anche. Però la modalità cerchiamo di evitare come degli scopi, che noi abbiamo una verità, noi siamo giuridicamente, una nave un po' più caricata. Allora, cominciamo a evitare altri scopi, cominciamo a rimettere la nave sull'acqua in modo da prendere il vento e cominciare a prendere il vento. No, ma infatti sono d'accordo, sto dicendo questo, il sindaco è bene ragionarci, però non la mettiamo proprio come novità. L'importante è che iniziamo a parlare di queste cose. Mario? Iniziamo a parlare. Perché non diventi il discorso della persona, ma deve essere. Ma non credo che Paola voglia rispondere la personalità, non quando è caduto. La modalità. Questo credo sia una cosa che veramente si deve parlare con il cara. Ma mi pare che ti sei fermo, questo app non è inserito in intervista
di Roberto Fico sul Mattino pochi giorni dopo le elezioni regionali. Lui parlava guarda Napoli che verrà scelta in rete. Quindi da questo punto di vista, per quel poco che ne so io, è un'innovazione, perché è vero che le comunali fino ad ora siano fondamentalmente scelte con delle assemblee, però se questo si farà a Napoli è una relativa novità, per cui se così dovesse essere confermato dobbiamo continuare. Ok, Mario. No, allora io quello che mi sento di dire, vabbè, innanzitutto c'è di gazebo, mo finita questa campagna elettorale dove secondo me comunque abbiamo lavorato bene con livello di informazione, cioè comunque facciamo più lavoro informativo che di denuncia tematica. Cioè io penso che secondo me è abbastanza prematuro cominciare a parlare di sindaco dopo che ci sono state le elezioni regionali pochi giorni fa. Sicuramente sì, è uno scoglio perché è difficile riuscire a coordinare visto che a Napoli ci sono queste discrepanze, però secondo me la cosa più importante dove ci dobbiamo focalizzare è cercare un attimino di agganciare quello che è la distanza che c'è tra la rete e la realtà. Perché, come è successo, almeno la percezione che ho avuto io, è che alcuni attivisti magari si sono, durante questa campagna elettorale, non hanno supportato la campagna elettorale perché non si sentivano magari rappresentati da determinati candidati, ok? Quindi io quello che penso, se uno si deve fare si deve regolamentare quello che è l'accesso alla candidatura delle persone. Ora, su questo, io giù a Cosenza, noi l'anno prossimo abbiamo pure le elezioni e noi stavamo cercando di fare un documento con vari step che, per la candidatura, cioè uno che fa l'attivismo, uno che sta solo in rete e quindi fa attivismo solo sulla rete, per cercare un attimino anche di capire quello che, se la persona è valida o meno e se la persona poi viene supportata dal gruppo durante la candidatura, perché se esce un candidato che a me non piace, come io vi dico, come è successo alle regionali in Calabria, il meetup di Cosenza non ha supportato la campagna elettorale.